Ma si è viaggiato benissimo, treni comodi, puntuali, moderni, efficienti, è tutto un altro viaggiare con il treno, per questo dobbiamo continuare ad investire sul treno e sulla ferrovia, perché il futuro del trasporto pubblico è questo. Dobbiamo recuperare i decenni persi facendo l'esatto contrario, in cui si tagliavano treni e ferrovie e non si investiva sul materiale rotabile. Quello che noi stiamo facendo, questo è uno dei treni nuovi di proprietà della TUA, acquistati con i nostri fondi, intitolati a personalità e celebrità abruzzesi. Abbiamo fatto una corsa di rodaggio, questa è solo la prima, nelle prossime settimane se ne faranno altre nei giorni festivi, poi inizieremo a farle tutti i giorni, poi raddoppieremo facendo due coppie di corse al giorno, fino ad arrivare a giugno. È programmato l'arrivo a Termini con 3 ore di viaggio, quindi accorciando di un altro quarto d'ora e arrivando più avanti. Significa guadagnare circa mezz'ora rispetto ai tempi che impiega Trenitalia, quindi incrementiamo la quantità e la qualità del servizio, avviciniamo l'Abruzzo alla capitale e attraverso la capitale lo avviciniamo al mondo intero. Comfort a bordo, lei si è andato anche nella cabina di pilotaggio, diciamo così, si è fatto una passeggiata con. No, ma il comfort è ottimo perché questi sono treni nuovi, hanno tutti i sedili ergonomici, l'illuminazione e l'aria condizionata, il condizionamento ambientale è gestito in maniera informatizzata sulla base di quante persone sono presenti, quindi anche dal punto di vista dell'impatto ambientale ed energetico c'è un grosso risparmio. È un treno per il 97% fatto di materiali riciclabili, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente all'avanguardia e questo è uno dei treni che stanno arrivando, ce ne sono altri 6 in arrivo nei prossimi mesi e nei prossimi anni per rinnovare il materiale rotabile e permettere a chi utilizza il treno di avere un'esperienza confortevole. I nostri pendolari non devono più pensare che prendere il treno sia l'equivalente di quelli che vengono volgarmente detti i carri merci, ma sono invece treni moderni ed efficienti. I nostri pendolari hanno diritto, così come hanno diritto i turisti che vengono in Abruzzo, di trovare un servizio all'altezza dei loro bisogni.